Molti di voi conosceranno sicuramente gli Storm Hunters, che sono dei cacciatori di tempeste, di uragani, sono cacciatori di cicloni, e di tifoni. Sono equipaggi di aerei che volano all'interno dei cicloni tropicali e a volte persino all'interno degli uragani per raccogliere dati atmosferici. Salvano con il loro lavoro la vita alle persone. Spesso neanche i satelliti riescono a scoprire quando e dove si stia per formare un uragano. Loro, gli Storm Hunters americani, invece sì. Penetrano dentro il ciclone, si posizionano nel suo occhio, l'unica zona dove si respira e si vola nella calma più assoluta. Fuori dell'occhio la tempesta imperversa. Per fare un esempio, è come se il nostro cuore sano fosse completamente protetto dal resto del corpo gravemente malato. Gli Storm Hunters entrano dentro il ciclone rischiando la vita, come se per poter salvare la vita di altre persone sia scritto o sia stato deciso da qualcuno l'inevitabilità di rischiare sempre la propria esistenza. Perché pensateci bene, per salvare qualcuno devi sempre metterti a rischio. La tempesta perfetta si era creata più di un anno fa, incomprensioni fra noi e i rappresentanti di un importante gruppo bancario, incomprensioni reciproche manifestate prima in due eventi di altre due organizzazioni sindacali, poi nelle trattative di gruppo, poi in ABI, poi nelle prime trattative sul rinnovo del contratto nazionale. Il malessere, insomma, partiva da lontano e stava per diventare tempesta. L'uragano così stava prendendo forza e vigore. Fu allora che casualmente mi ricordai di un pensiero di uno scrittore giapponese, era un samurai, Miyamoto Musashi, che scriveva: la percezione è forte e la vista debole. Nella strategia è importante vedere le cose distanti come fossero vicine e prendere una visione distanziata delle cose vicine. Sintesi, insomma, mai prendersi troppo sul serio, mai perdere la concentrazione, mai distrarsi un attimo, mai perdere d'occhio l'obiettivo e soprattutto conoscere sempre in faccia la paura guardandola direttamente negli occhi. Il nuovo contratto nazionale, vi sembrerà paradossale, iniziò a prendere forma proprio lì, nel momento in cui l'uragano stava per formarsi e stava per diventare pericoloso. In quel preciso momento noi però già eravamo posizionati nell'occhio del ciclone, in posizione di assoluta ma temporanea tranquillità. Il nostro punto di osservazione era privilegiato perché ci affacciavamo da una finestra osservando con attenzione tutto quello che succedeva intorno a noi. Ora vi chiederete chi fosse nel nostro caso l'occhio del ciclone. Io non ho problemi a dirlo, perché ha un nome e cognome, si chiama Carlo Messina, il CEO d'Intesa, con il quale in questi anni ho costruito un rapporto di reciproco e concreto rispetto, anche se non sono mancati talvolta momenti di aspra incomprensione. Ora vi chiederete come sono i rapporti fra me, fra noi e gli altri amministratori delegati delle altre banche. Sono identici. Prima vengono la FABI, i lavoratori e i bancari, poi tutto il resto. E credo ormai che da tempo tutti gli amministratori si siano abituati a questi aspetti, li hanno metabolizzati e accettati. Così come credo che ormai, con qualche capello in bianco, io non debba più dimostrare niente a nessuno,
Ma ammesso che ci fosse ancora qualcuno che avesse dei dubbi sui miei comportamenti, lo affronterei ora nell'indifferenza e nel menefreghismo più assoluto. Eravamo rimasti all'occhio del ciclone e ad analizzare la tempesta perfetta, ricordo ancora, propedeutica al rinnovo del contratto nazionale. Vedete, esistono due categorie di cacciatori di tempeste. Ci sono quelli che entrano comunque dentro l'uragano perché d'altronde è sempre il loro rischioso lavoro. Poi ci sono quelli che per natura, per DNA, da sempre hanno e si trovano e danno il meglio di se stessi nelle difficoltà, nelle situazioni difficili e più complicate della vita. Mi incontrai in un momento di tranquillità, questa è carina, all'interno dell'occhio del ciclone, proprio con l'amministratore delegato d'Intesa, pochi secondi dopo che la sua banca aveva preso le distanze da Abi. In tre minuti, condividemmo un principio elementare: gli stipendi sono fermi da troppo tempo e la rivendicazione di 435 euro medi dei sindacati rappresentava anche per lui la cifra giusta per recuperare un potere d'acquisto delle retribuzioni, logorate, come ricorderete, da inflazioni e incertezze economiche varie. Poi aggiunse lui: se in ABI non si dovesse raggiungere un'intesa, io comunque ai miei dipendenti erogherò l'importo da voi sindacati richiesto. Tutto qui, nient'altro. Nessuna narrazione, nessuna strategia, nessuna prevaricazione, nessuna dietrologia. Messina decise poi di legittimare politicamente le richieste economiche delle organizzazioni sindacali manifestandolo pubblicamente al nostro congresso nazionale di giugno. Non lo fece al bar o al circolo ricreativo o a una tavola rotonda, ma al nostro congresso nazionale, quando voi tutti mi eleggeste con il 98,5% delle preferenze. Tutti voi conoscete bene l'importanza dei simboli, dei tempi, dei momenti, delle decisioni e delle scelte. E conoscete bene quanto siano importanti le convergenze e le affinità intellettuali e sociali, le tempistiche delle decisioni e la chimica fra le persone. Tutti aspetti questi che hanno sempre avuto nella vita di ognuno di noi un enorme valore politico e un enorme peso, ma che nascono da anni di comportamenti seri, riservati e di reciproca affidabilità. La stessa serietà, riservatezza e affidabilità che ho e che abbiamo sempre utilizzato con tutti gli amministratori delegati dei gruppi bancari e delle singole banche, e sfido pubblicamente qualcuno di loro a dimostrare il contrario. Le trattative non sono state una passeggiata di salute, anzi credo che per i motivi più diversi sia stato uno dei rinnovi contrattuali più difficili e complessi degli ultimi 20 anni. È bene chiarirlo questo aspetto, perché nel risultato finale c'è il merito di tutte le organizzazioni sindacali, anche se poi sono stato l'unico ad ammettere che senza la presa di posizione di Intesa San Paolo tutto sarebbe stato molto più complicato. Così il nuovo contratto, da quando l'amministratore delegato di Intesa pose la prima pietra al nostro congresso nazionale, iniziò a prendere forma. Ora, se io fossi stato l'amministratore delegato di un'altra banca, anch'esso presente in quei giorni al nostro congresso nazionale, magari innervosito, indispettito dalle iniziative di Messina,
avrei rilanciato con determinazione e avrei sicuramente agito diversamente. Vi faccio un esempio. Messina anticipò tutti dicendo sì ai 435 euro richiesti dal sindacato, dai sindacati. Per me, amministratore delegato di un'altra banca, in quel momento non bastano. E avrei detto ce ne vogliono 500. E tutto sarebbe immediatamente saltato in aria. Bluff! Evaporato. E avremmo dovuto ricominciare da zero. Invece è mancato il coraggio di parlare davanti alle telecamere, di dissentire nelle sedi opportune, come il comitato di presidenza ABI, come il CASL o come l'esecutivo ABI. Però non sono mai mancate le chiacchiere nei corridoi, nelle sedi meno opportune e nelle sedi politicamente meno istituzionali. So bene che per quanto il concetto possa agli occhi di qualcuno apparire strumentalmente inadeguato, se ci fossero state meno gelosia e invidie, tutto il settore ne sarebbe uscito positivamente rispetto a qualche ruggine che purtroppo ancora resiste. Qualche coccio ancora non è stato ricomposto e nemmeno la ritrovata unità di intenti delle banche contro il provvedimento del governo sugli extraprofitti è riuscita a rasserenare completamente gli animi. Ci vorrà del tempo, ci vuole sempre tempo quando il conflitto diventa personale e non più politico. I meriti delle organizzazioni sindacali sono stati principalmente due: l'aver creato dopo tanto tempo all'interno e all'esterno del settore, ascoltate bene, una capacità emozionale nettamente superiore a quella delle banche. Per capacità emozionale intendo la nostra capacità di coinvolgere i lavoratori e anche gli stessi vertici delle banche a gestire insieme una fase di cambiamento come quello che il settore sta attraversando, cercando di trarne insieme il massimo profitto. Questo obiettivo purtroppo in alcuni casi dalle banche non è stato colto. E quindi è stata una trattativa anomala, anche per questo motivo e anche perché da anni erano carenti, anche per nostre responsabilità, quelle vere emozioni, quei coinvolgimenti fra gli stessi lavoratori che purtroppo davano spesso per scontato un risultato finale al ribasso. Ma il secondo merito è il più importante di tutti. Siamo riusciti, Susi, a rimanere concentrati sugli interessi collettivi da raggiungere e non sulle singole esigenze e posizioni di sigla. E ve lo voglio ripetere, siamo riusciti a rimanere concentrati sulle esigenze e gli obiettivi da raggiungere, non sulle singole posizioni di sigla. L'importanza sociale di questo rinnovo contrattuale ha, come voi sapete, superato ogni confine, ogni barriera, ne hanno parlato in altri settori, ne stanno parlando in altri settori. Se ne è occupato il Financial Times in Europa e all'estero. Io però auguro dal profondo del mio cuore che anche altre categorie raggiungano lo stesso risultato, magari riescano anche a superarlo. Ognuno di noi sa quanto sia difficile trattare una qualsiasi questione senza che le persone si fraintendano l'una con l'altra, si irritino, oppure perdono la calma o prendano iniziative come fatti personali. È la prima volta, ve lo giuro, dopo che ho sottoscritto 5 contratti nazionali, che non ho vissuto alcun minimo screzio fra tutti i segretari generali, né invidie, né gelosie, né colpi bassi. Esattamente il contrario di come regolarmente avveniva fino a poco tempo fa. È la prima volta che abbiamo puntato e centrato l'obiettivo senza sventolare le bandierine delle singole posizioni sindacali. 3 dei segretari generali presenti alle trattative erano alla prima esperienza di rinnovo del contratto nazionale.
ma un apprezzamento mi sia permesso di rivolgerlo a tutti per la professionalità dimostrata, e un particolare abbraccio lo voglio indirizzare all'unica donna presente che si è comportata con noi come noi ci siamo comportati con lei, con lealtà e competenza, che è Susi Esposito della Fisac CGIL. Un altro aspetto fondamentale del negoziato che si dimentica facilmente nelle trattative è che non trattiamo con rappresentanti astratti della controparte, quella controparte che abbiamo davanti, ma con esseri umani, hanno emozioni, valori profondamente radicati e differenti storie personali e molteplici punti di vista. Spesso possono essere imprevedibili, come tutti noi del resto. Questo aspetto umano del negoziato può essere tanto di aiuto quanto fautore di pregiudizi, ed è per questi aspetti che ho apprezzato come presidente del CASL Ilaria Dalla Riva, in quanto si è velocemente adeguata a gestire un contesto per lei completamente sconosciuto, e l'ha fatto con umiltà, rispetto, professionalità e concretezza. La presenza e la consulenza di Stefano Bottino è stata determinante. Cosa ci ha insegnato per l'ennesima volta questa trattativa? Che bisogna saper sempre scindere le persone dal problema. La percezione, ripeto, la percezione che abbiamo utilizzato in questo rinnovo contrattuale è stato fondamentale. Comprendere il fatto, il modo di pensare della controparte non è semplicemente un'attività utile che ci ha aiutato a risolvere i problemi, ma ci ha aiutato anche a capire il modo di pensare utile per risolvere il problema che è sempre più importante dello stesso argomento presente sul tavolo. Le divergenze sono sempre figlie del diverso modo di pensare. Spesso il conflitto non sta nella realtà oggettiva degli argomenti, ma sta nella testa delle persone. Comprendere il punto di vista degli altri non è certamente la stessa cosa che condividerlo. È vero che una migliore comprensione anche del nostro modo di pensare e quello della controparte ci può stimolare a riesaminare anche le nostre richieste, o viceversa. Ma quando questo accade è comunque un beneficio che viene condiviso da tutti. Ci consente di ridurre l'area di conflitto e ci aiuta pure a far progredire il nostro interesse mettendolo sotto una nuova e più concreta luce. L'esame di laurea di questo rinnovo contrattuale passerà ora da due percorsi obbligati: le assemblee dei lavoratori e l'applicazione concreta di questo contratto, di questo nuovo contratto, nei gruppi bancari. Le assemblee dei lavoratori dovranno essere molto partecipate e vanno organizzate curandone anche i dettagli che fanno sempre la differenza. Un esempio di dettaglio: coinvolgere quelle persone che da sempre sono stati diffidenti verso il sindacato. La partecipazione farà apprezzare ancora di più il risultato raggiunto. Le assemblee dovranno anche servire per ricreare un vero feeling fra le lavoratrici e i lavoratori del sindacato, facendogli dimenticare, questo lo dico lentamente, quello che lo stesso sindacato avrebbe dovuto fare negli ultimi 20 anni, ma che talvolta non è riuscito a concretizzare. Questo contratto dovrebbe riuscire a far capire che le scorciatoie utilizzate talvolta in passato si sono rivelate poi spesso dei regali alle banche. Poi ci sarà la prova del 9, e questo passerà esclusivamente dalle vostre scelte, dalla vostra determinazione e convinzione. Bisognerà insomma sporcarci le mani, perché come qualcuno diceva durante il periodo, qualcuno di voi se lo ricorderà, di Mani Pulite negli anni 90, quello degli arresti dei politici della cosiddetta Prima Repubblica, e io era un concetto che condividevo: le mani pulite spesso sono mani vuote.
E insomma bisogna sporcarsi le mani per portare a casa tutti iscritti e consenso. E dopo questo risultato ci aspettiamo un ulteriore salto di qualità, anche numerico, dell'organizzazione. Il nuovo contratto nella parte normativa dovrà essere poi applicato nei gruppi e nelle singole banche. Se sbaglieremo nelle scelte o se percorreremo strade diverse da quelle percorse fino ad oggi, manderemo in fumo buona parte del lavoro fatto. Questo dovete e dobbiamo sempre tenerlo bene in mente, perché alcune banche ci proveranno sicuramente. Fate come fate, vi prego, come ho fatto io per diverso tempo. Scrivete su un bigliettino adesivo, sapete quelli piccolini gialli, no? E attaccatelo sul cruscotto della vostra autovettura. Io mi faccio 300 km al giorno, andate e ritorno, quindi pensate quante volte lo leggo. Lo potrete così leggere facilmente ogni giorno, mentre vi recate al lavoro. Aperte le virgolette, bigliettino giallo, no a deroga al contratto nazionale e soprattutto no a infinocchiamenti vari. Vedrete che così tutto diventerà molto più semplice. Siamo riusciti a risolvere anche la vicenda dei fringe benefit, avendo mosso e interessato sull'argomento mezzo mondo, politici, sottosegretari, ministri. Abbiamo come prova le nostre mail e le risposte dei diretti interessati nel nostro archivio. Se dovesse servire, le tireremo fuori. Abbiamo rotto le scatole a tutti, ma alla fine ci siamo riusciti. Cosa ci ha insegnato questa situazione? Che di fronte a delle ingiustizie nel nostro paese, se non si interviene con energia e determinazione, l'ingiustizia rimane tale. Spesso purtroppo non sono sufficienti neanche la determinazione e l'energia per risolvere determinate ingiustizie. E alle assemblee anche questo positivo risultato andrà valorizzato. Sapete qual è stato il risultato più importante raggiunto alla firma di questo contratto? Aver riconquistato la fiducia delle persone che hanno sempre creduto in noi, anche nei momenti più improbabili, più difficili e meno comprensibili. Dopo la firma del contratto ho parlato di un comportamento esemplare della delegazione del gruppo Intesa. Poi, tra poco, parlerò anche dei componenti del CASL. Sapete perché ho politicamente definito esemplare il comportamento della delegazione del gruppo Intesa guidato da Alfio Filosomi? Perché sono riusciti a distinguere e a gestire le situazioni personali rispetto agli argomenti da affrontare nelle trattative. E sono queste le occasioni, soltanto in queste occasioni, che guardando negli occhi le persone si riesce a capire se fanno sul serio o se stanno per fregarti. Loro hanno lavorato con grande serietà e onestà intellettuale. Con questo contatto abbiamo interrotto anche una sequenza infinita di comportamenti, di blef, di rituali inutili, di situazioni che venivano trascinate nel tempo senza, come dire, mai raggiungere e senza mai arrivare ad una conclusione, perché la presa di posizione dell'amministratore delegato di Intesa ha dato uno scossone forte, ha ribaltato il tavolo e lo ha fatto in maniera estremamente significativa ed estremamente efficace. Ora qualcuno penserà che il merito sia tutto dell'amministratore delegato del gruppo Intesa. Assolutamente no. Il sindacato ha fatto le proprie battaglie, ha dovuto mettere in piedi relazioni, ha dovuto, come dire, superare pregiudizi, ha dovuto ascoltare, in qualche modo accontentare tutti i gruppi bancari e i propri amministratori delegati. Quindi il ruolo del sindacato è stato svolto fino in fondo e questo contratto è merito di tutto il movimento dei lavoratori e delle lavoratrici del settore. Io prima vi ho detto che la palla ora passa a voi.
non a questi che stanno in prima fila, che rappresentano le banche, ma a quelli che nei gruppi dovranno gestire poi l'applicazione del contratto nazionale. Io non credo che ci saranno fughe in avanti o fughe indietro dei nostri coordinatori di gruppi, anche perché se qualcuno dei nostri coordinatori, lo ricordo tanto per cronaca, dovesse prendere delle scelte diverse rispetto a quello che il Comitato Direttivo Centrale ha già effettuato, ha già sostenuto, ha già deciso, se ne assumerà le responsabilità davanti all'organizzazione. E questo deve essere chiaro. Ma deve essere altrettanto chiaro che tutti i coordinamenti avranno a fianco l'organizzazione, dal segretario generale all'ultimo dei componenti per ordine alfabetico del Comitato Direttivo Centrale. Vi dicevo, la palla passa a voi. Per raggiungere, diciamo, un risultato, serve che questa palla così importante non venga solo gestita fra i piedi, un pallone leggero, ma che venga assolutamente buttata dentro la rete e fare gol. Quindi ora, dal mio passato calcistico molto basso, a livello di dilettantismo puro, mi permetto di darvi a voi la palla, augurandovi a voi e alle vostre famiglie buona fortuna e auguri di ogni bene.